Prima di iniziare con il video avevo una domanda per voi. Mi spiegate bene cos'ha di speciale questa offerta di Mr. P? Perché io proprio non ci trovo niente di speciale, perché l'andremo a pagare 380 gemme, di cui 350 è il costo di un brawler mitico normale, e le altre 30 gemme per raggiungere appunto le 380 gemme è il costo della skin. Quindi di offerta speciale non è che ci trovi tantissime cose. Ma comunque raga, sono qui a registrare a mezzanotte e un quarto, perché per poco non mi perdo l'offerta appunto di Mr. P, perché lo voglio shoppare per fare questo esperimento con voi. Quindi se parlo un po' più piano del solito il motivo è quello, con il mio terzo account, su cui appunto sapete che ho tutti i brawler maxati a parte Ems ed 8-bit, di cui appunto dobbiamo ancora raggiungere i trofei necessari per sbloccarli. Però per quanto riguarda tutti gli altri brawler, appunto li abbiamo tutti maxati, insomma. Quindi quando andremo ad aprire le box dopo aver sbloccato Mr. P, ovviamente troveremo i punti energia solo di Mr. P. E volevo capire se con 950 gemme, perché oggi andremo a shoppare 950 gemme, riusciamo, oltre che sbloccare il brawler, quindi 380 gemme che se ne vanno via così, potrei anche non prendere la skin, ma dato che ci siamo la prendiamo, appunto con il resto delle gemme capire se riusciamo effettivamente a maxare il brawler. Ora, dato che 30 gemme se ne vanno via per la skin, dato che comunque sono 950 gemme e ne mancherebbero giusto 50 per raggiungere le 1000 gemme, andrò a prendere anche questa offerta mischia lunare, perché prenderemo 80 gemme è vero, però ne togliamo 30 della skin e quindi bene o male è come se usassimo 1000 gemme. E vediamo se appunto con 1000 gemme è possibile sbloccare e maxare un brawler mitico da zero. Perdonatemi la intro lunga ragazzi, però volevo spiegarvi un po' quale fosse il senso di questo video. Lo sapete che ogni tanto con questo account mi piace fare questi esperimenti. Spero non vi dispiaccia, spero vi piaccia come video, anzi. Ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e consigliarmi sotto nei commenti altre challenge del genere da fare. Ovviamente venite a seguire anche su Instagram e su tutti gli altri miei social, fondamentale. Detto questo, direi che possiamo andare a shoppare. Ok raga, prima shoppata andata bene, andiamo a prendere immediatamente il brawler per poi andare a shoppare l'offerta appunto mischia lunare. Oddio, come si chiama? Mi sono già dimenticato il nome. Sì, mischia lunare. Così andiamo a trovare anche già i primi punti energia per quanto riguarda Mr. P. Ok raga, allora, ecco le gemme che vanno un po' a coprire quelle gemme mancavano per arrivare alle 1000 gemme e fare quindi definitivamente questo esperimento. E iniziamo con 187 punti energia più 2 biglietti eventi, ma vabbè, quello diciamo che non è proprio la cosa fondamentale di questo video. Avremo anche delle altre offerte, di cui in realtà sarebbe molto interessante fare l'esperimento se con le offerte è possibile maxare un brawler. Raga, mi sa che in corsa d'opera... in corso d'opera cambio il video. Assolutamente sì. Tra l'altro, ragazzi, ci ha dato anche i punti energia. Quindi noi adesso, a furia di offerte, possiamo maxare Mr. P con le offerte. E ci abbiamo anche questa mega cassa qui in offerta che vado subito a prendere, tra l'altro. E vediamo quante offerte servono effettivamente per maxare un brawler. Noi fino adesso abbiamo preso l'offerta del brawler, l'offerta questa qui di questa mega cassa, la prima offerta di mischia lunare e adesso ci andiamo a prendere queste altre offerte. Quindi praticamente io ho shoppato 950 gemme completamente a caso, potevo shopparne molto di meno, ma va bene. Andiamo però a prendere anche i punti energia, quindi arriviamo a 4 offerte prese. Perché abbiamo preso appunto quella del brawler, la prima mischia lunare, quella mega cassa e questa qui dei punti energia. E adesso andiamo a prendere quest'altra mischia lunare. Madonna mia, raga, sto video è venuto fuori un bordello, non ci sto capendo niente nemmeno io. Però voglio capire quante offerte servono per poter maxare un brawler. Ok, abbiamo trovato 134 punti energia, ma siamo ancora molto lontani dal poter maxare effettivamente Mr. P. 223 punti energia, ok, qui ne abbiamo trovati parecchi, qui in realtà abbiamo trovati parecchi e in realtà abbiamo finito le offerte, quindi abbiamo shoppato 5 offerte con quest'ultima, ma non siamo riusciti a maxare il signor Mr. P. E se andiamo a fare un conteggio di quanto ho speso, quindi a livello monetario, possiamo dire che ho speso 10 euro per questa, 5 euro per quell'altra, e l'abbiamo portato soltanto a livello 8, ma c'è da dire che abbiamo speso anche le 380 gemme, quindi 380 gemme, diciamo che sono circa 21 euro, quindi diciamo abbiamo speso 41 euro... No, 36 euro, scusatemi, 36 euro per non risolvere fondamentalmente niente. Il fatto che sia mitico è rilevante perché appunto
costa di più l'offerta per shopparlo. Quindi diciamo che è importante dirlo. Quindi raga, mettetevi in testa che con 41 euro maxare un brawler mitico, anche se è l'unico brawler che vi manca, non potete farlo. Tra l'altro adesso ci mancano pochi punti energia, perché qui ne abbiamo trovati un botto, raga, in quest'ultima mega cassa ne abbiamo trovati tantissimo, tantissimi. Quindi noi adesso possiamo finalmente portare a livello 9 il signor Mr. P. Tra l'altro, visto che l'abbiamo shoppata, andiamoci a mettere Agente P, quindi la nuova skin. E detto ciò, raga, io a questo punto direi di provare a trovare l'abilità stellare. Io tenterei l'abilità stellare, ragazzi. Non so voi, ma io tenterei l'abilità stellare. Almeno una delle due. Quindi, se io adesso vado a spendere tutte queste gemme, tecnicamente, io è come se avessi speso in totale i 54 euro più 5 euro e altri 10 euro delle offerte delle mischie lunari, quindi è come se avessi speso 70 euro circa, un poco più di 70 euro calcolando anche i centesimi e i resti delle varie offerte. Regà, tanta roba, c'è tanta roba. La spesa è alta, niente, ho provato ad aprire una mega cassa ma non ci ho trovato niente. La spesa è parecchio alta, ragazzi. E non trovare l'abilità stellare è un po' rip come situazione. Certo, è ovvio, io l'abilità stellare potrei anche aspettare e shopparla nel negozio. Quindi quello ridurrebbe considerevolmente la spesa. Però allo stesso tempo io poi dovrei aspettare che l'offerta in questione esca nello shop, ok? E niente, raga, cioè rimango perplesso. Ho coperto un sacco anche di mega casse. Tra l'altro prendiamoci i biglietti gratuiti, ma non è servito a niente. Abbiamo shoppato un sacco e siamo riusciti a portarlo soltanto a livello 9. E ripeto, alla fine della fiera è come se avessi speso 72 euro, perché ho preso prima l'offerta da 55, poi ho preso l'offerta da 5,50, quindi arriviamo a 60,50, via, più poi l'offerta da 10,99, quindi è come se fosse arrivato quasi a 72 euro. Calcolando anche che le offerte hanno sempre un valore per 3, quindi quelle offerte che ho preso avevano un valore per 3, vuol dire che io ho pagato anche meno rispetto a quello che avrei dovuto pagare. Quindi io in realtà è come se avessi preso roba per circa 100 euro. Ora ho fatto delle stime abbastanza casuali. E niente, raga, vabbè, scusatemi per il video un po' incasinato in cui andavo un pochettino a sviscerare queste cose del game. Lo sapete che mi piace fare queste cose un po' particolari. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se questo è fatto. Ringrazio tutti i miei social. Per me è tutto, ci vediamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!